Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Oggi è giovedì ed è cominciata la Y2J Domination, Chris Jericho protagonista di questo evento e sarà anche la nostra primissima carta Ultimate evento che avremo. Andiamo a vedere, dobbiamo sbloccare la carta Elite, la carta Ultimate e ovviamente Chris Jericho. Come vedete ragazzi, ho già sbloccato qualche shard della carta Elite che è evidente ormai al 100% che è Shinsuke Nakamura. E non è pro, non ce l'ho. Io l'unica carta elite che avevo era Hideo Itami, quindi niente, va bene. Poi abbiamo un'ulteriore carta Ultimate ancora di SmackDown Live. E poi vabbè, Chris Jericho. Sarà una bellissima scalata, ragazzi. Cominciamo con un match e andiamo a romperci qualche shard. Ok, vediamo un po'. Mettiamo un Randy Ortonesca qua al centro e vediamo come si svolge la situazione. Lui ci attacca con Jimmy Uso. Da destra Jimmy Uso Elite Pro, però vedi in questo modo noi possiamo benissimo mettere un po' di pepe e attaccare con John Cena da sinistra il nostro Randy Orton per riprenderci la casella e riprenderci il punto. Ovviamente non è finita qua perché potrebbe darci filo da torcere lo adesso, si attacca dal basso, dall'alto con un cavolo di TJ Perkins. Accidenti a lui, TJ Perkins. 19, 18, 20. Ok, vai, facciamo una bella osina. Attacchiamo un'ulteriore volta il nostro Randy Orton da sotto con Brock Lesnar. Non voglio rischiare di attaccare TJ Perkins perché potrei perdere. Però adesso vediamo come si svolge tutto. Merda, 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 merda. Lo ci attacca con Xavier Wood. Sta facendo punto, ragazzi. Sta facendo punto. Stiamo perdendo per 4-2. Non va assolutamente bene, dobbiamo riprenderci il tutto. Quindi dobbiamo rischiare per prenderci TJ Perkins, dai. Carisma e forza. Carisma, grande, grande carisma. E ce lo portiamo a casa, ragazzi. Ce lo portiamo a casa. Ok, benissimo. Quindi abbiamo fatto 4. E direi di fare anche 5, ragazzi. Abbiamo rimontato una partita che stava andando praticamente a puttane. Ok, 4-5 per noi. Abbiamo le 4 shard da rompere. E vediamo di trovare un altro pezzo di Shinsuke Nakamura. Ok, niente, questo qui niente. Proviamo qua giù, vicino all'angolo, assolutamente niente. Proviamo questi altri due qua, a mezzo. E attenzione. La testa della rete non ci dà assolutamente niente. Ci riproviamo con un altro match, signori. Mr. Brandon 007, dai, sarai tu il nostro avversario di questo match. Dai, Mr. Brandon, vediamo che carte hai. Oh, un Kevin Owens come il nostro. Bene, no, anzi, lui è il suo è Elite Pro. Almeno il doppio più forte del nostro, vabbè, non è un problema, ragazzo, non è un problema. Noi ce lo riprendiamo, però, il nostro Kevin Owen. Ed ecco fatto, ci siamo ripresi il nostro Kevin Owen. Cioè, come vedete, aia. Oh, ragazzi, in questo evento sto trovando soltanto gente che c'ha Rusev. Va bene che era la carta dell'evento delle squadre, ma insomma, ce lo stanno proprio spammando ovunque questo Rusev. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Devo ricordare che tanti ce l'hanno, quindi attacca dall'alto verso il basso, quindi sarà meglio mettere tutte le carte in alto. Ok, ora so cazzi, ora so cazzi, vabbè, questa partita mi sa che la perdiamo, eh. Attenzione, non la perdiamo, non è tutto detto, ha messo un Brock Lesnar lì che non andava bene, e noi lo attacchiamo con Sheamus, grande Sheamus. Ma tra l'altro ho già rimesso nella camera di fusione un'altra carta Elite che è pronta fra 5 giorni. Ci attacca un altro Shinsuke Nakamura, Ultimate. Sì, è Ultimate. 1, 2, 3. Non lo accetto. Non lo accetto questo match. Non accetto neanche perdere un singolo match di questa Ring Domination, ragazzi. Dobbiamo vincere sempre. Siamo dei vincenti, quindi vinciamo. Ti sarebbe piaciuto battere il mio John Cena, vero? No, no, no. Questa volta ti è andata male, amico mio. Questa volta la casella è nostra. E ti attacco anche il tuo Kofi Kingston. Vediamo che fare 5 su 5. Ora sì, voglio un 9 su 9. Voglio 9 su 9, 9 caselle. Incontro perfetto. Così abbiamo 5 shard da rompere. E no. No. Io scherzavo. Non ho più carte che attaccano a sinistra. Vabbè, abbiamo comunque vinto, tranquilli ragazzi. Sheamus non ci fa paura. Ci potrà anche battere The Miz. Ma noi ci mettiamo una carta qua giù che faremo il nostro settimo punto, sesto punto, anzi. E abbiamo vinto. Come volete farsi dimostrare, ragazzi, andiamo a prenderci le nostre 4 shard. Speriamo di sbloccare qualcosa, ragazzi. Intanto, se qualcuno di voi è già arrivato a
comporre interamente questa carta e quindi è già passato a prendersi l'Ultimate SmackDown, possa mi faccio pure sapere quale sia, ragazzi, se volete. E vabbè, ragazzi, non abbiamo trovato neanche una shard, abbiamo soltanto un incontro, ma preferisco fare ricaricare il tutto per farmele più tardi. Intanto andiamo a vedere qua giù nelle quarti di finale perché si è concluso il secondo incontro. Il primo l'ho perso per 3-2. Se ho perso anche il secondo, abbiamo fallito la King of the Ring di questo giro. Andiamo a vedere. Eh no, invece 5-0 il secondo match, quindi ci giochiamo la bella, ci giochiamo la bella, direi di potenziare le nostre superstar al massimo con le energie. Ok, ho bello visto che sarebbe inutile potenziare anche le due dive in tag team, visto che lui, il tag team, ha delle dive temperato, quindi è inutile stare a potenziare. E speriamo nel terzo match a questo punto, che giocheremo tra quanto? Tra 46 minuti. Tanto ragazzi, ieri è successa una cosa bellissima, anzi ieri, stanotte praticamente. Andiamo a vedere fra le carte combinabili ci sarà da fare un ulteriore Pro Elite di Goldust. Ma sono da aspettare che arrivi a livello 40, devo ancora farli fare tutti gli incontri perché non ho ancora avuto tempo di metterlo in nessun deck. Volevo metterlo appunto nel deck della Ring Domination, però se lo metto in un deck lì a livello che è adesso, non siamo più Ultimate e quindi ciccia. Tanto lo blocchiamo prima di fare ulteriori cazzate. Ora che siamo finalmente a livello Ultimate, quindi quasi in cima alla vetta, mancano soltanto due sottolivelli, vale a dire Ultimate più, Ultimate più più. Possiamo anche inventarci qualche altro tipo di format per questi tipi di video, vediamo un po' cosa fare. Tanto ragazzi, ho già in mente di cominciare una miniserie alternativa a WWE, dove andremo a fare dei mini tutorial, curiosità e piccoli trucchetti per vincere il più facilmente possibile. Diciamo piccoli tutorial per i primi giocatori che cominciano a giocare a questo gioco, che si trovano con le prime carte, diciamo. E anche tanti altri metodi per crescere velocemente per raggiungere livelli molto alti in questo gioco. Benissimo ragazzi, direi che posso concludere questo video anche per oggi. Come al solito, se vi è piaciuto vi invito a lasciare tanti like, commentare, iscrivervi anche a un altro fatto. Facebook e Instagram trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.